Salve gente, io sono Leo e questo è un altro episodio con Spariamoci una demo parte 3, e di cui tratterò Amnesia questa volta. Devo dire che questo titolo mi è piaciuto già dalla prima volta che l'ho visto, però ero sempre indeciso se comprarlo, scaricarlo, non lo so. Adesso che è uscita la demo, ho deciso di scaricarla così per vedere se davvero mi piace. Vabbè, aspettiamo questo caricamento. Don't forget. Certe cose non devono essere dimenticate. Shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name I am Daniel. Ok. Ho visto che il mio video di Trepe sta scendendo. Ha avuto molte visualizzazioni, quindi credo che farò altri video di quel gioco, perché credo che vi piaccia. E un'altra cosa che non ha, una cosa che non ha ricevuto visualizzazioni è stato, come si chiama? Minecraft, la serie è rotto comando portare del Nether. Un promemoria, sto leggendo il diario, tasto J, premere per un accessorio veloce, no, ok. J, dov'è J? Note, racconti, promemoria. Vabbè, sì. Vabbè, non diciamo parolacce. Cominciamo a dire parolacce. Questo credo sia sangue e questo non so cosa sia. Vabbè. Questo gioco non so fare proprio niente. Non so neanche cosa devo fare in questo momento. Non so neanche i tasti. Boh. Beh, sparano un paio di soliti comunque. Ogni FPS. Ma anche se questo non è un FPS alla fine. Cioè si è in prima persona, però non è come Call of Duty. Quando afferri un oggetto nel tasto, aspetta, tasto destro per lanciare. Ok, capito. Vabbè, vediamo. No, comunque vi dico subito che credo che ci sia soltanto un episodio. Oddio, soltanto un episodio di questo di Amnesia, perché ho visto che è abbastanza corto la demo. Cioè, a scaricarla ci ha messo pochissimo, diciamo così. Scatola contenente l'esca e l'acciarino. Cioè l'accendino, perché non lo sapesse. Allora, vediamo. Degustarci la demo. Apriamo, apriamo. E un'altra scatola contenente l'esca e l'accendino, sembra solita. Questa è una scopa. Scopiamo un po' per terra. Vedete? Ok. È impossibile scoprire su questo gioco. Non come pensate voi, ovviamente. Apri! Tasto tab. Il tasto tab è questo. Vabbè. Camminiamo. Una stanza, un'altra scatola, ce la prendiamo. Raccolta scatola nell'acciarino, vabbè, sì, la solita. Se butto questa cosa al fuoco non è che esplode. Possiamo provare. No, si rompe e basta. Ok, credo che in questa stanza non ci sia niente. No, quando ho capito di questo gioco, credo che non si debba, lo scopo principale non sia fare a botte con la gente, ecco. Uccidere le persone, roba varia. Credo che dobbiamo andare di qua. Vediamo. Oddio. Ma cosa? Ma era di qua. Certo
realtà questi boss sono davvero inquietanti. Anche se so che ce ne saranno di peggio in questo gioco. Sì, ma che diavolo devo fare? Non è che mi dà qualche indizio. Tendenziali accolte, vediamo. Note. Non ci sono notazioni, racconti, non ci sono racconti, prove, ma non ci sono. Ci sono promuori. Se sì, faccio liquido e trovano la sorgente. Ok. Quella comincia da qua, quindi devo andare di qua. O di là. O di qua. Qui non mi sembra che ce n'era. Controlliamo che è meglio. No, eccola qui, eccola c'era. Andiamo. Qui c'era la porta che non si apriva. Per quale strano motivo non ti apri? Bastarda porta. Ok. Non è che qui c'è qualcosa che devo fare. Oddio, sembra più facile sto gioco. Oh. Fammi pensare. Allora, qui non c'è niente. Già ci ho controllato. Qui c'è una giacca che non posso prendere? La posso prenderla? No, non la posso prendere. Ma qui non c'è niente, ho preso tutto. Poi qui c'è qualcosa? No, sì, qui c'è qualcosa, ma non si può prendere a meno che... Forse che poi qualcosa ce la butto contro, si rompe. Posso prenderla? Posso prenderla? No, non posso prenderla. Oddio. Sì, forse saranno più parti di questo videogioco. Pare più corto. Ecco perché non è meglio fare live, perché ti blocchi a certi punti. Beh, forse taglierò questa parte dove mi sono bloccato. Forse. Non è che io sono stupido. Ecco, mannaggia. Perché devo spingere avanti? Io sono proprio stupido. Non commentate. È la prima volta che gioco Amnesia. Oddio, ho paura. Davvero. Prendiamo la testa. Prendiamo l'elmo di questo e se è, lo buttiamo adesso a qualcuno. C'è qualcuno che rompe le palle, ovviamente. Non mi farò mettere paura anche tu, personaggio. Neanche ti conosco. Io. Perché vedo. Che cosa sta accadendo? Io ho una testa. Ho un elmo in mano. Oh, elmo volante. Ok, pare brutto. Davvero, non sto scherzando. Ok, calma. E non mollare l'elmo, che l'elmo è la cosa più importante in questo gioco. Oddio. Via elmo. Oh, diavolo. Minchia. Sto gioco fa davvero, è davvero inquietante. E non ho paura di niente. Quindi è davvero inquietante. Cos'è questa? Una lanterna. Oh yeah. Vorrei chiederti quanto ti quando ricordi, non so se resterà qualcosa dopo aver preso questa bevanda. Ok. Basta, non voglio più leggere. Non voglio leggere. Non mi va. Se ci riuscirete, bloccate il video in caso volete leggere quello che c'era scritto. Che l'ho mandato un po' troppo velocemente avanti. Oddio, entriamo qua dentro e vediamo cosa c'è. Ah, scusate un attimo se sono stato zitto, ma ovviamente quando faccio un video qualcuno mi deve sempre rompere. Ok, questo è successo qualcosa, non so cosa, ma non mi è piaciuto per niente. Perché guardo, vedo tutto così ora. Apri per questa porta, dannazione. Porta infami. Questo all'inizio c'era una porta che non ho aperto. Beh, non fa niente. Che cos'è, olio? È olio questo? Oh yeah. Usiamo la torcia. Sì, la torcia, la lanterna. Come si usava? Allora, che cos'è questa? Lanterna. Olio. Lanterna. Ok. Usare lanterna. Oh. Ma quanto durano le lanterne? Sto per sapere. Vabbè che qui neanche serve. Come si fa a non usarla? Non lo so. Vabbè, non fa niente. Usiamola, dai. Una volta sola si vive.
Raffineria. Come faceva a sapere che quella è una raffineria? Vabbè, gli faccio troppe domande e basta. Ok. Questo posto è molto all'amnesia. Anche perché stiamo giocando all'amnesia. Che diavolo sta dicendo? Lì vedo qualche cosa con quello. Un martello, posso prenderlo? Davvero è buio qui, davvero, davvero, davvero. Posso prenderlo? Sì, poi lo tenere in mano. La terra è in mano, lo stringerò con tutto il mio amore. Che diavolo è questa? Questa vicina, attenzione, è così buio. Oh diavolo. Che deve succedere ora? Oh, sentirò qualcosa. Non ho capito cosa sono quelle cose. Boh, forse sono delle ragnatele evolute, di ragni evoluti, e non mi interessa. Io non faccio il male a loro, non a me. Essere presenti a eventi che possono turbare e riduce la tua sanità mentale può essere aumentata completando puzzle e facendo progressi. Non l'ho capito questo, però hai ragione secondo me. Credo che potrei impazzire in questo gioco, ecco. Oh, dannazione, che cos'è quello? Perché? Non mi piace. Vabbè, io ho un martello, non ti avvicinare, ho un martello. Coso? Oddio, mi è caduto il martello. Dammi il martello. Oddio. La scappa e prende il martello, la cosa principale. Ok. Prima era demo, adesso è diventato il martello, cosa non ci vale. Oh, minchia. Ma io non ho capito che diavolo era quel coso. Beh, vaffanculo il martello. No, perché ho detto una parolaccia? Devo dire le parolacce, sono brutte le parolacce. C'è una bevuta? Oh, olio. E vai. Cosa c'è qui? Non lo so, qualcosa sarà. Oddio. Sento qualcuno che cammina. Forse sono io. Credo proprio che sono io. Ma che cos'è questo posto comunque? Se lo sapete scrivetelo nei commenti. Oh, non ci sono più scale, andate. Dal quarto Laudano. Che cos'è il Laudano? Usa il Laudano. Mio per aumentare la salute. Per bello fare il doppio clic sull'icona all'interno dell'inventario. Ok, grazie. Oh mio Dio. Ma io direi di stoppare qui la prima parte di questo bellissimo videogioco che mi sta piacendo tanto, mi sta anche facendo aumentare l'attenzione a 1000. Quindi io direi che la prima parte può finire qui e ci risentiamo al prossimo video. Arrivederci, grazie da Leo, arrivederci, grazie di nuovo.